irricevibile la proposta di una nuova strada tra il casello dell'A24 e Prati di Tivo. Nasce il comitato No Strada Panoramica, sì sviluppo sostenibile, promosso da Comitato Locale Sant'Andrea Verde, CAI, Italia Nostra, Mountain Wildness e WWF. Le associazioni chiedono un confronto sullo sviluppo sostenibile delle aree interne. Noi riteniamo che non possa essere la soluzione dello spopolamento della montagna realizzare l'ennesima strada per arrivare prima ai Prati di Tivo, ma bisogna trovare invece la possibilità di avere un'offerta credibile di questo territorio, e che questo si può fare soltanto recuperando quella che è la valenza naturalistica proprio di questa montagna. Peraltro vogliamo far notare come questa strada sarà veramente difficile che possa mai essere autorizzata, perché si tratta, almeno nell'ultimo tratto appunto di strada, di percorrere quelle che è una delle zone più protette d'Europa, perché non soltanto un parco nazionale, il Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, ma è anche una delle zone che rientra nella rete Natura 2000, quindi tutelata dall'Unione Europea su proposta proprio della Regione Abruzzo e dello Stato italiano. Secondo noi è sbagliato insistere su un modello di sviluppo di turismo degli anni 70, ma bisogna assolutamente trovare qualcosa di nuovo se vogliamo effettivamente combattere lo spopolamento della montagna. Il comitato ha un'alternativa alla proposta della provincia di Teramo e chiede di aprire un confronto pubblico sul futuro delle montagne teramane. Per farlo propone un programma di progetti dal nome Montagnone, la montagna che unisce, che si basa su interventi di recupero di vecchi sentieri da adattare a rete escursionistica ciclopedonale, che costituirà l'ossatura su cui mettere a punto un'offerta turistica di livello nazionale. La nostra proposta è appunto quella di creare in questo comprensorio un'offerta turistica legata al recupero di quelle che sono le valenze naturalistiche, quindi recupero dei sentieri che ci sono e che possono essere riadattate, si può fare manutenzione, collegando quindi tutti i paesi che sono lì presenti, offrendo quindi per ogni paese quelle che sono le valenze naturalistiche, culturali e ambientali appunto di quei determinati luoghi, e proponendo quindi questo come pacchetto turistico completo, piuttosto che continuare appunto a puntare semplicemente sul turismo invernale legato allo sci, che ormai mostra tutta una serie di problemi che peraltro sappiamo benissimo non riesce neanche a garantire l'apertura della stazione sciistica di Prati di Tivo.